Segretario, le ultime cronache nazionali impongono un'attenzione anche su questo territorio. Sì, la questione sulla sicurezza e sui luoghi di lavoro diventa sempre più importante. Noi abbiamo la necessità di far comprendere ai lavoratori, e facciamo anche questo tipo di lavoro, cioè parlare con lavoratrici e lavoratori delle questioni legate alla sicurezza sul lavoro, ma poi anche la necessità di far comprendere che esiste un contratto di lavoro e quel contratto va assolutamente applicato oltre alle norme dello Stato. Oggi a Foggia c'è la commissione parlamentare dove si tratterà anche il tema dei ghetti. Cosa può fare il governo nazionale? Il governo nazionale può fare, come dicevo poco fa, applicare le leggi. C'è la disponibilità di ingenti risorse economiche, speriamo che quelle risorse non vengano, non passino inutilizzate. 104 milioni di euro destinati alla Puglia sono importantissimi. C'è la necessità di superare sicuramente quei luoghi indegni, dove vivono in maniera incivile le persone, però bisogna stare attenti a non creare ulteriori ghetti una volta affrontata la questione. Il tema è soprattutto legato alla legge Bossi-Fini, che noi pensiamo debba essere assolutamente abolita. È una legge che non ha senso perché non permette ai lavoratori di poter avere un'assunzione, un rapporto di lavoro se non ha il permesso di soggiorno e viceversa. Quindi è un cane che si morde la coda. Per cui innanzitutto quella legge va abolita, ma vanno costruiti luoghi di inclusione per lavoratrici e lavoratori e non dei ghetti.